amor, su nuovo vengo da or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Ah, diciamo che son bravo, non l'ho mai detto, eh. È perché, consentitemi, un allenatore che fa risultati ovunque, con sempre squadre diverse, qualsiasi sia la categoria, diciamo anche che sono bravo, via. Con la schiettezza che mi contraddistingue, il guardalinea ha dato fondo e l'arbitro si è inventato il calcio d'angolo, solo questo, però in maniera molto garbata, quando l'arbitro mi dice vabbè, diciamo che abbiamo fatto anche un bel capolavoro tattico. È una bella domanda, me l'aspettavo, la ringrazio. Io l'anno scorso ero in Serie A in Belgio, bene? E quando sono andato c'era una squadra che prendeva 4-5 gol a partita. Io sono andato anche lì 0-0, sempre. Poi mi hanno detto in Borgia, che voi conoscete, ma perché quello gioca, perché quello non gioca? Aspetta, rinuncio a tutto, scrivetelo, nemmeno uno stipendio, ho preso un euro, io la mia libertà di pensiero. Perché, vi spiego, lasciatemi anche sfogare in una piazza importante. Capuano bisogna conoscerlo, perché i direttori probabilmente hanno paura di prendere un personaggio forte, ma a me piace fare soltanto l'allenatore. E probabilmente, siccome io amo questo mestiere, dopo 14 anni di C1 con questa parentesi in A sono tornato in C2. Però io lo faccio sempre con lo stesso entusiasmo, poi a volte me lo chiedo anch'io. Me lo chiedo anch'io perché con tutte, anche l'anno scorso a Pagani, io sono subentrato, eravamo a 11 punti dal Monza e li ho recuperati tutti, ho recuperato 14 punti sul Sud Tirol. Io però vado avanti col mio lavoro, orgoglioso e fiero di esserlo. Io ho detto che chi non gioca le partite deve andare nei forni crematori, deve morire, ok? Perché una piazza che rappresenta una città, un popolo, non si possono fare risultati prima di una gara. Io tengo a precisare che 2 anni fa, se lei mi conosce, io allenavo in Potenza, radiata ed estromessa da tutti i campionati d'Europa. Io l'ho salvata sul campo. Io ho cambiato la moralità del calcio, ma non voglio essere preso in due. Quindi stia tranquillo, che quando incontreremo il Catanzaro faremo partita come questa, se non ancora con più veemenza. Se ci sarà Capuano in panchina, se poi mi cacciano, non lo so. Assolutamente. Plastic microchips here and there. She's a small